Benvenuti in questo secondo episodio di Scacchi. Oggi l'ho mandato. Sto mandando venerdì, ma non sabato perché da tanto tempo che non lo faccio, perché secondo me una settimana è tantissimo. Allora, alcuni video li farò prima. Oggi farò un sacco di video, ma forse non farò quello là di Star Wars. Comunque andate a scrivere nel canale Nico007. Vabbè, inizio subito. Oggi faremo il matto di galle, come ha già fatto Nico007, ma il mio sarà un po', cioè, la mia spiegazione sarà un po' diversa. Dovete pure sapere che il matto di galle ha pure una filastrocca che metterò alla fine del video. Prima di tutto, mettete davanti al re e dovete lo respingere. Poi tu lo fai minacciare qui, lui ha quattro mosse. O pedone qua avanti. Cioè, no, 5, cioè, ce n'ho così tante. 6 ce n'ho. O muovi questo pedone avanti, o questo pedone avanti. O la regina qui. O l'alfiere qui. O il cavallo qui. E basta. Ciao, cazzo, lui rispingeva il cavallo. Poi io mi difendo il pedone. Lui farà la massima difesa. A questo punto tu rientrerai dal fiore qui e lui dal fiore qui, così se sposti ti mangia la regina. Adesso c'è il momento cruento, il sacrificio di regina per fare scacco matto. Prima di fare questa mossa qui, devi stare straattenti che non abbi mosso tutti e due i cavalli. Se non abbiamo mosso tutti e due i cavalli, perché se ha mosso tutti e due i cavalli non si può più fare la mossa. Allora, ok, facciamo in questa situazione tu gli mangi il pedone. Adesso, se lui conosce la strategia, cioè il matto di legalle, vi mangerà l'alfiere alla regina. Se invece la conosce, o ti mangerà il cavallo col pedone. Oppure la sua mossa migliore ti mangia quel cavallo. E sai che ha fatto? Si è diventato l'alfiere e ti può mangiare l'alfiere. Ovviamente ti puoi pure difenderti mettendo qua l'alfiere così minacci. Però così hai sviluppato anche il cavallo che stai in una posizione molto offensiva. Allora, facciamo caso, lui non sa la mossa. La prima cosa che uno vedrebbe è mangiargli la regina. Allora, ti mangia la regina, poi metti l'alfiere che minaccia il re lo può spostare solo da una parte, cioè qui. E poi tu entri qui di cavallo e fa scacco matto. Allora, adesso facciamo caso che sarebbe stato un po' diverso. Adesso facciamo caso che iniziate così. Poi io attacco e lui attacca. Lui, già spostando questo cavallo, dovete pensare che non può più fare il matto di... cioè che non puoi più fare il matto di regalle. Perché così se lui te lo mangia tu glielo mangi. In teoria. Allora poi tu ti difendi. E lui si alza, volta si difende. Poi andate avanti. Alfiere qui. Pedone qui davanti. Poi devi fare una mossa in più del solito perché o se no ti faccio un caso a Rocky. Ti sposti il cavallo qui. E se lo sposti il cavallo te lo mangia. Allora tu sposti qui. Lui senza problemi te lo mangia. Poi tu che muovi l'alfiere qui, fai scacco al re. Poi muoverla qui. Qua. Non è scacco matto perché c'è l'altro cavallo. Allora in teoria se succede questa cosa non si può più fare un matto di legale. Ma ovviamente te lo può fermare molti in fare altre mosse, cioè per fare il matto delle galle devi fare esattamente questo qua che
abbiamo detto, perché se no non può, a parte è pure uguale, ma torniamo indietro. Se lui muove prima questo pedone qua, tu muovi l'alfiere qua e poi lui, il cavallo qui è uguale. Allora abbiamo un po' fatto vedere tutto per il matto di legale, abbiamo spiegato mossa per mossa. Scusatemi se il primo video scacchi è venuto un po' malino, no? E adesso sentirete la filastrocchia ma del matto di legale. E se faccio la fine del video adesso, perché poi non parlerò, non sarò io a dire la filastrocca. Allora, per questo video è tutto, cioè non è proprio tutto, ma è quasi tutto. E ci vediamo, lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Hola! Scacchisti udite, un immortal tenzone in brevi tratti il verso mio dipinge. Inoltre il re dei bianchi il suo pedone, quel del re nero contro a lui si stringe. L'assaltra un cavalier, ma gli si oppone, quel della donna e i colpi suoi respinge. Alla quarta d'alfier l'alfier si pone, la donna il suo pedon d'un passo spinge. L'altro cavallo accorre, al primo è sopra, l'alfiere e il preme. Egli il pedone uccide, benché al nemico acciar la donna scopra, ed essa mor, ma non indarno, in fallo cadde il duce de' neri, e non previde, scacco d'alfiere e matto di cavallo.